Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo video per mostrarvi un altro dei prodotti che a breve potrete acquistare nel nostro negozio eBay, specializzato in prodotti vintage con base VHS. Quindi parliamo di un videoregistratore che ha il modulo recorder sia dal lato VHS, ma con in abbinato un DVD recorder multistandard appunto incorporato. Macchina rarissima, devo dire la verità, ne ho visti due nella mia vita e entrambe le volte ne sono rimasto veramente stupito e piacevolmente colpito. Parliamo di Dual, un brand di proprietà Daewoo che produce soltanto top di gamma e macchine di un certo livello. Questa è infatti derivata dal Daewoo DF 7100, di cui abbiamo infatti le istruzioni incluse, come vedete, Daewoo. Quindi parliamo di un prodotto di un'azienda seria e soprattutto che di qualità ne ha veramente da vendere. Costruttivamente e tecnicamente, macchina mastodontica. Non mi entra sulla scrivania, di solito i videoregistratori finiscono qui. Quindi abbiamo un prodotto veramente sovradimensionato e questo è per la componentistica interna soltanto un bene. Design eccezionale, bellissimo, argento con questi inserti antracite, display multicolore, bellissimo, eccolo qua. Verde, violetto, blu, bianco, insomma, veramente non so. Come dirvelo, all'estetica do 10 di questo prodotto. Tecnicamente darei 11, ma non sarebbe corretto. Abbiamo lo sportellino con l'ingresso analogico. Si vede in maniera eccezionale, registra in maniera eccezionale ed è facilissimo da utilizzare. 6 testine Hi-Fi, scusate, non ho detto la cosa più importante. DVR-W5002, clone del 7100 con hardware rivisto. E migliorato, aggiornato e migliorato. 6 testine Hi-Fi stereo PAL sulla sinistra, bellissimo. Guardate, aprendo la bocchetta si intravede l'interno anch'esso grigio, bicolore anche qui, insomma, curato nel design in maniera assurda. Guardate anche il DVD, lo tiro fuori, che bella la finitura con il cromato intorno e poi l'antracite in, diciamo, in linea esterna, bellissime le serigrafie. Insomma, guardate, lucido, specchiato, veramente un oggetto di pura bellezza estetica in condizioni nuove, esattamente pari al nuovo. Graffi inesistenti, c'è qualche piccolo segno dovuto alla manipolazione in questi anni tra una scaffalatura e l'altra. Libretto istruzioni, attenzione, in italiano, il che ci dà una semplicità di utilizzo veramente rara da trovare per questi prodotti vintage che ormai sono introvabili. Bellissimo anche il display con questo effetto specchio. Vabbè, insomma, dai. Sono un tifoso di questa azienda, ne ha fatti veramente pochi, non fatevelo scappare, sono bellissimi. Allora, andiamo a inserirci una cassetta perché tante chiacchiere, ma poi vogliamo vederlo in funzione. Cassetta inserita, andiamo a inserire anche un DVD. Inseriremo un DVD meno RW, quindi un riscrivibile, così da utilizzarlo nel suo contesto più complicato, cioè quello dei riscrivibili. Ne ho uno difettoso di questi dischi, perdonatemi se ho inserito quello, lo cambio. Purtroppo sono scritti e riscritti, dopo un po' si graffiano e non vengono più letti. Comunque, diamo il tempo alla macchina di decodificarlo. Sta caricando. Ecco qua, meno RW, disco riconosciuto. Entriamo nel menu delle impostazioni e andiamo a vedere come è tutto in italiano anche qui. Quindi vedete, ho la possibilità di
di farmi le mie impostazioni con il menu. Scendo dal telecomando. Il telecomando non è quello originale, ma poco male, è un telecomando perfettamente compatibile con la macchina. Andiamo a iniziare il recording. Come vedete, mi dice che il disco è vuoto. Io l'ho visto tramite il tasto menu. Mi sposto su VHS, faccio partire il videoregistratore e mi guardo la mia videocassetta. Chiaramente non vi stupite, è un nastro in bianco e nero, non è una videocassetta che si vede male, è proprio la videocassetta che è in bianco e nero. Vado a fare la copia. Quindi posso trasferire da VHS a DVD con la pressione di un solo tasto. Il tasto da premere è questo blu sul pannello frontale. Come vedete, la duplicazione disco può iniziare. Mi scelgo con le freccettine la velocità che voglio: HQ per cassette da un'ora, SP per cassette da 2 ore, EP per 4/3 ore e SLP per chi vuole proprio riempire il disco di ore e ore e ore di contenuti, ma ovviamente la qualità si abbassa. Nel frattempo, guardate dietro a questa finestra il fermo immagine di questa macchina. Cioè, questa non è una foto, questo è diciamo, il fermo immagine. Come vedete, c'è scritto still del VHS. Impressionante, qualità davvero assurda. Do l'ok, la macchina prepara il disco in modo da indicizzarlo e inizializzarlo. Tra poco inizierà la copia. Ecco qua, barra di duplicazione in corso, il tempo che va, e sul display frontale, ripeto, bellissimo, abbiamo tutte le informazioni in giallino: il VHS che gira, spettacolare; in verde il DVD che gira; il simbolo REC si è anche acceso in rosso qui. E il tempo in questo verde acqua, insomma, macchina introvabile. Ce l'avrete solo voi, non ce l'ha nessun altro, soprattutto in queste condizioni. Vi faccio vedere la qualità del VHS, che già di suo è spaziale. I neri sono neri, belli, forti, non c'è il solito grigiume del VHS. Considerate che questo nastro ha almeno 25 anni, registrato dalla televisione, e si vede da questa nebbiolina che è caratteristica delle radiofrequenze trasmesse dai canali analogici dell'epoca. Quindi io ho praticamente fatto una semplice operazione: inserito cassetta, inserito DVD, ho premuto il tasto blu. Ho scelto la velocità, ho dato l'ok e non devo fare altro. Sto digitalizzando magari il mio ricordo prezioso, il viaggio di nozze, il matrimonio su DVD, con la semplicità di un'operazione fatta in casa da chiunque. Termino la copia premendo stop. La macchina mi dice che sta scrivendo e aggiornando il disco. Come vedete, ho scritto 1 minuto e 36, mi rimangono 2 ore e 7 minuti e 40 secondi ancora. Ed ecco qua che abbiamo lo stop, e quindi il DVD è pronto per essere visualizzato. Tiriamo fuori la cassetta, non ci serve più. Mi sposto su DVD, posso farlo anche con il telecomando utilizzando i tasti giallo o blu. Tutto questo poi io ve lo metterò su una leggenda che vi arriverà insieme al telecomando per farvi, diciamo, utilizzare. Vedete, con il giallo richiamo il DVD, con il blu richiamo il VHS, quindi DVD. Vado a premere menu e a questo punto avrò, prima avevo scritto disco vuoto, avrò questo menu da software derivato Philips, con bellissima la schermata, anche qui la grafica. Insomma, hanno veramente perso tempo a fare questa macchina. Avrò lo sfondo con DVD e VHS, graficamente molto gradevole, le icone con le varie clip che io avrò inserito. Ora non abbiamo la data e l'ora aggiornati perché io non li ho inseriti, ma potevo farlo. E come vedete, ho le varie possibilità con le freccettine. Ci andiamo dopo. Intanto ci rivediamo il file. Do l'ok, il play è partito. Ecco la copia, giudicate voi.
insomma, stiamo parlando di una copia fedelissima all'originale. I neri sono rimasti tali, tutto molto bello, pulito. Il tracking del nastro si è stabilizzato e adesso si vede ancora meglio. Guardate voi, ecco, adesso con la luce giusta, che ho spento la lampada che avevo dietro, è ancora più chiaro. Veramente introvabile, ecco, guardate, cioè nero è proprio grafite, proprio nero, nero lava, bellissimo. Allora, cosa voglio fare? Voglio fermare la registrazione, farvi entrare nel menu, come abbiamo fatto prima, per farvi vedere poi cosa dovete fare per eventualmente editare o finalizzare i dischi. Vedete che qui intorno avete delle freccettine. Se vado verso destra, posso scegliere cosa fare con un menu pop-up che mi esce di questo file. Se vado verso sinistra, scusate che ho perso eccolo qui. Se vado verso sinistra non posso fare nulla, se vado sotto potrei andare a scrivere un indice per il disco vuoto, ma la cosa più importante è se vado con la freccia verso l'alto, vedete che qui ho una frecciona che mi indica di andare su, mi vado a richiamare il menu principale. Vedete che ho PAL DVD Edit e una freccia a destra che mi dice di entrare nel menu delle impostazioni disco, quindi io posso avere le informazioni su questo disco, registrato 1 minuto e 36, me ne rimangono 2 ore, 6 minuti e 3 secondi. Posso cancellare il disco, posso finalizzare il disco o mettere una protezione. Ovviamente questo disco che è riscrivibile non andrà finalizzato perché ci vogliamo riscrivere. Qui addirittura possiamo cambiare il nome e tutto quello che ci pare. Io tutto questo poi, a parte che lo troverete sulle istruzioni, ma ve lo metto come, diciamo, ulteriore guida su un foglio cartaceo che vi arriverà insieme al videoregistratore. Quindi veramente tutto molto semplice, molto facile da utilizzare in casa con la comodità di copiarvi senza dovervi recare ad uno studio che si occupa di queste cose, ma farvi le vostre copie in casa. Ora, 6 destine Hi-Fi stereo, multistandard, DVD più RRW doppia meno RRW doppia, con ingresso analogico, doppia presa SCART posteriore, marchio Dual di proprietà di Daewoo, per un apparecchio raro di VRW doppia 5002, introvabile se lo acquistate praticamente in Italia, ce l'avete soltanto voi. Meccaniche fluide, silenziose, tutto perfetto, come è giusto che si richieda a un prodotto del genere. Grazie come sempre per avermi seguito e buon acquisto a tutti.